Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa 34esima parte di Pokémon Snakehood. Nello scorso episodio siamo giunti fino al tetto di questo palazzo, ma non siamo riusciti a battere Senex, ovvero l'oscuro signore dell'est. Oggi ci riproveremo. Saltiamo i dialoghi e andiamo subitissimo alla battaglia, tanto li abbiamo già letti. Questo vuole i nostri occhi, ma non li avrà, perché questa volta noi ce la faremo a batterlo. Ipnosi, ancora come l'altra volta. Snake Oil Nightmare. Ah, ok, questa qua è la classica ipnosi incubo. Ok, la conosco, la utilizzavo con Darkrai. Tra l'altro Darkrai è uno dei miei Pokémon leggendari preferiti. Sky Uppercut, quasi buttato giù, mamma mia. Voglio capire di che tipo è sto coso. Ok, non è di tipo erba perché sono riuscito a fargli un Leech Seed. Perfetto, fammi fare un ultimo bulk up. Ole. Adesso dovrebbe mandare Luca Zamon. Con Luca Zamon. Però lui ha Ice Beam. Mandiamo Quillshark. No, Dragon Claw. Ha usato Dragon Claw. Ma sei scemo allora? Cioè, questo qua utilizza Dragon Claw su Brilon. E poi arriva di fierezza a utilizzare Ice Beam su Quillshark. Beh, sei bravo allora. Allora, Ninetales. Ninetales gli ho dato esattamente uno strumento che gli permette di abbassare la precisione dell'avversario, quindi ottimo. Confuse Ray, questo Pokémon qua a quanto pare è il più pericoloso. Ce l'abbiamo fatta forse? Sì! Perfetto, buttato giù. Ottimo, ora rimanda Luca Zamon. Con Luca Zamon io direi Explode. E andiamo un Hyper Beam ignorante. Vai. Ha resistito. Shockwave. Di che tipo di merda è sto coso? Non si capisce. Ok. Allora, Explode, bravo che resisti. Questo qua, raga, è stupido perché sta utilizzando Dragodanza con una mossa che aumenta l'attacco a solo mosse speciali. Anche perché, ricordo, Dragartigli in... aiutatemi. In terza gen è speciale. O meglio, tutte le mosse drago in terza gen sono speciali. Andiamo con un altro Hyper Beam. Ok, nonostante Explode sia morto, siamo riusciti perlomeno a fargli tanto male. Utilizziamo Fly. Ottimo. Quick Attack, no, Full Restore lui. Ok. Allora, gli predicto Ice Beam. Dai, sei un figlio di puttana. Sei proprio una merda. Leech Seed, Dragon Claw, ok, sei ignorante, non sei una merda, è diverso. Perfetto. Ora sei Leech Seedato. Allora, io manderei, raga, Swellow a beccarsi l'Ice Beam. Poi Golem. E infine, a questo punto, raga, revitalizziamo Ninetales perché, come avrete capito, è lui il Pokémon su cui dobbiamo puntare. Oh, vai subito di Will-O-Wisp. Perfetto. Ora la bruciatura farà il suo dovere. Usa Full Restore, ma allora sei una merda. Sei proprio nel cervello, però sei una merda. Ole. Ole, Fire Pump. Buttalo giù. Raga, ok, ok, ok. L'abbiamo battuto, l'abbiamo battuto. Sconfitto? Eh sì, ce l'abbiamo fatta. Al primo tentativo. Cioè, oltre quello dell'altra volta, forte. Abbastanza forte da battere i tre Pokémon leggendari. Ah, erano i tre Pokémon leggendari quelli. Ah beh, perfetto, ma mi sembra giusto. Cioè, eh sì, ci sta. Così tanto potere proveniente dai tuoi occhi. Perfetto, me ne andrò per adesso. Per adesso, quindi forse non è finita così. Grazie, Creepy. Senza di te avrebbe completato la sua cerimonia. E infine saremmo finiti a morire. Adolf, che cosa sta succedendo? Perché voi ragazzi siete così seri adesso? È il nostro destino. Noi siamo l'Ordine degli Afro, un'antica gilda dedicata, che si dedica a combattere
l'arte dell'Aijike, che non so cosa sia. siamo stati temporaneamente con l'Inquisizione perché sembrava che essi fossero la migliore arma per affrontare Senex. Ma perché la pazzia, diciamo? È Aijike, l'arte marziale di attaccare con stranezza, tipo. Capisco. Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Dammi quello che voglio. Sub. Perfetto, ragazzi. In questa parte abbiamo pure il tempo di andare verso il posto in cui dobbiamo andare con Sub, ovvero oltre Porto Algepoli. In fin dei conti, dobbiamo andare. Adesso vi faccio subito vedere. Perché è stato modificato leggermente lo spezzone di mare di Porto Algepoli. Adesso ci sono dei sassi che bloccano la strada, ma si può usare Sub. Quindi, Gesù, ho sbagliato strada. Ottimo, ottimo direi. Scendi di qua, perfetto. Purtroppo Sub lo dobbiamo insegnare al povero Queen Shark. E vabbè, io gli leverò Pin Missile. Ho tolto idropompa. Dio cazzo. Vabbè. Niente, abbiamo tolto idropompa. GG a me. Allora, qua abbiamo... Ah, ok, fatemi attivare il repellente. Grazie. Grazie. Allora, dov'è? Perfetto. Come vedete, ora qui possiamo usare Sub e andiamo. Sarei curioso anche di vedere che Pokémon si trovano qua. Facciamo finire un attimo l'effetto del repellente, raga. Mi interessa la cosa, devo dirlo. Dai. Finisci. Vabbè, senti, mi sono già rotto il cazzo. Allora, proseguiamo. Forse siamo a Cenerida? Dove? Stai scherzando? Alla Lega! Ah, ok. Cosa? Oh, che cazzo è sta merda? Dove mi sono... Oh, ok. Allora, raga, forse ho capito. Ragazzi, temo sia arrivato il momento per noi di battere la palestra. Quella a Petalipoli, dove c'è nostro padre. O almeno quello che ne resterà. Signori, purtroppo anche qui io mi sono spoilerato tutto perché sono stupido. Comunque, se ricordate, noi l'avevamo già battuto, quindi scialla. Fatemi fare un save state, che non voglio rifarmi il gioco dalla 25esima parte come l'altra volta. Perfetto. Ole. E infine, il cavo balestra. Ah, ok, no, dobbiamo prima sfidare questa qua. Evidentemente non avevo salvato i tempi. Perfetto. Allora, io direi che può combattere Exploud. Che dite? Exploud approved? Dai, sì. Il battle zombie mi sono toccato. Dai. Viscosaur. Ah no, Vivosaur. Sì, vivo. Proprio l'avevo già fatta la battuta. Mica tanto vivo, sei uno zombie. Uccidetevi. Razor Leaf. Hyper Beam e va giù. No, non va giù, come? Mo ci aiuto Erba, mi sciotta, ovvio. Era palese. Aerial Ace e ciao. Ragazzi, per battere nostro padre ci sarà ovviamente bisogno di tutta la squadra. Se no non ce la faremo mai. Ma soprattutto c'è bisogno ancora una volta di Breloom, perché avrà presumibilmente i Pokémon di tipo normale. Ragazzo mio, chi sei tu? Non ti ricordi? No, io... Ah! Un flashback! Ah! È divertente, ragazzo! Guarda... quel ragazzo simpatico. Guarda, Landon, Creepy sta giocando col tuo Blaziken. Ah, Creepy diventerà un allenatore veramente potente. Me lo sento. Bene. Ci sono due di noi nella famiglia. Possiamo sempre fare di meglio. Norman, papà, ciao Creepy, sono così felice che ce l'hai fatta. Vai via da me, vieni vicino, sarà come i vecchi tempi. Posso renderti uguale a me e possiamo vivere insieme come abbiamo sempre fatto. Papà, sì. Vieni vicino. No! Cos'era? Ah,
stai lontano da me. Creepy spinge Norman. Creepy spinge via i denti decadenti. I denti decadenti. Oh, che divertente. I denti decadenti di Norman dal suo braccio. Ma sono io, Creepy. Tuo padre. No, non lo sei. Devo... Papà, perdonami. Signori, il nostro padre è diventato uno zombie e ora noi dovremo ucciderlo. Lo sprite è bello, va detto. Comunque spero abbiate apprezzato la mia voce da zombie. Mi sono impegnato per farla. Ok, doppio bulk up, snake oil. Facciata. Sky uppercut, vediamo quanto riusciamo a fare. Quasi buttato giù, attenziollo. Oh, cazzo, al 69, ma minchia, è fortissimo. Allora, fermi. No, papà, non me l'aspettavo così. Allora, earthquake. Earthquake di nuovo, dai, buttalo giù, perfetto, eliminato, yuk. Beh, non mi sembra così forte, devo dire. O meglio, sì, è forte, ma non troppo, ecco. Ah, quanti cazzo di cose così hai? Fammelo sapere. Allora, aia. Aia, mi hai fatto male, sì, lo ammetto. Lo ammetto, mi hai fatto male. Allora, vediamo quanto riusciamo a farti con Surf. Oh, oh, ah, ok, era un critical, vabbè, sembrava strano. Allora, Skyhopper, ma questo qua non dovrebbe avere l'abilità pigro, scusatemi. Cazzo, sta attaccando come un pazzo. Allora, mandiamo Golman, stavo dicendo. Mandiamo Golem. Dai, ce l'ho fatta, ragazzi. Like se avete apprezzato. No, vabbè, a parte gli scherzi. Sono dislessico. Allora, utilizziamo ancora un full restore. Ma paralizzato. Un altro full restore. Perfetto, earthquake. Quanto riusciamo a fargli? Molto poco. Però dai, lui ci fa di meno, quindi forse ce la caviamo. Forse, eh? School, forse. Perfetto, grande. Ho sbagliato mossa. Dio bono se si può. Ok, va bene, sei stupido però. Bulk up. Bulk up. Bulk up. Questo si sveglia, frustrazione. Ma i tuoi Pokémon sembrano essere felici. Infatti non mi fai un cazzo con frustrazione. Ancora Sky Uppercut. Raga, questo è il potere di Breloom e di Bulk Up. Dinami pugno. Io non glielo insegno perché ha precisione 50 e non voglio assolutamente fallire mosse. Ok? Guardatelo. Guardatelo, è impressionante. Sì, sì, ricaricati. È un fenomeno, raga, è un fenomeno. Guardalo. Olè! Eliminato, battuto il nostro padre. Un po' triste come cosa perché lo uccideremo, però raga, Breloom è una bestia. Ragazzo mio. Norman brilla negli occhi di Creepy, respirando fortemente. Tu hai ucciso tuo padre. Norman collassa e alla fine muore. Finalmente muore. Quello... non so... Addio, papà. E io come esco? Così, a caso, ok. Io non ho neanche ottenuto la medaglia, chiaramente. Non sia mai. Ma quindi, nella prossima parte, raga, si va verso via Vittoria, no? Perché non c'è altra strada. Forse non è necessario avere tutte le medaglie. Abbiamo pure... la possibilità di volare a Iridopoli. E quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi invito come al solito a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale. Ragazzi, stiamo giungendo alla fine finalmente di questo gioco. E niente, penso che fra due parti finirà tutto. Se vi è piaciuto questo video o in generale se questa serie vi ha fatto piacere, io vi invito a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale. L'ho già detto, lo ridico, non c'è problema. Rispondete anche alla domanda del giorno che troverete come al solito all'inizio di questa puntata e noi ci becchiamo in un prossimo video.